Food Attraction 2020, ci troviamo nell'area dedicata alla birra, siamo in compagnia di Pietro Nicastro, il fondatore e l'amministratore delegato della Löwencom, proprietaria del marchio Löwengrube. Pietro, benvenuto. Grazie Fabio, benvenuto tra noi. Pietro, noi ci troviamo proprio davanti al vostro track, che è uno dei format che voi presentate qui a Beer and Food Attraction, di cui parleremo tra pochissimi minuti. Intanto, diciamo in un minuto qual è la vostra storia. Grazie Fabio, la nostra storia è una storia nata da una passione, quindi a un viaggio a Monaco che abbiamo fatto nel 2014, abbiamo portato la vera esperienza bavarese in Italia. Quindi abbiamo aperto la prima birreria in un paesino nella periferia di Firenze, che è il limite sull'Arno. A distanza di 10 anni arrivavano tanti imprenditori e ci dicevano: bella questa formula, perché non la replicate? E quindi da lì siamo partiti con la registrazione in marchio e siamo partiti con il franchising. Il primo accordo commerciale è stato con AB InBev, la multinazionale che è proprietaria del marchio Löwenbräu. Il secondo accordo commerciale è stato con Avi Logistic, che è la nostra piattaforma logistica. Dopodiché siamo partiti con il progetto franchising. Il progetto franchising che prevede diverse formule. Vogliamo descriverle nel dettaglio in pochissimi minuti e nel contempo dire a tutti loro quali sono i presupposti per poter aderire a questa formula? Sì, noi abbiamo creato 3 segmenti. Per coprire tutte le fasce di mercato, quindi la prima è una stube, quindi una destination che parte da 500 metri quadri in su. Poi abbiamo fatto una formula più piccolina che si chiama Klein, quindi la formula travel che mettiamo in aeroporti e stazioni, e l'ultima formula, che è questa B, sono dei truck che mettiamo per coprire anche il segmento dello street food, quindi li mettiamo negli outlet o centri commerciali. Quali sono i punti di forza del vostro franchising? Ma i punti di forza sono soprattutto nell'esperienza. Noi facciamo vivere un'esperienza autentica. Chi entra da noi entra veramente a Monaco. Quindi i prodotti arrivano tutti da Monaco, il vestiario del personale, merchandising, è tutto originale. Quindi l'esperienza è autentica. Quindi si vive un'esperienza unica. Pietro, infine, per chiunque desideri richiedere maggiori informazioni rispetto al vostro format commerciale, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere senza alcun impegno? L'indirizzo di posta elettronica è franchising@löwengrube.it. E ora io dico sempre: è il momento dell'assaggio, il miglior momento delle interviste. Che cosa beviamo? Ora qui abbiamo portato anche la Franziskaner Keller, che è una birra non filtrata. Tra l'altro siamo i maggiori consumatori in Italia della Franziskaner Keller e siamo stati i primi ad averla in esclusiva. Bene, allora io accolgo il tuo invito, mentre voi ritornerete tra poco con altra intervista fatta qui a Beer and Food Attraction. Grazie per il contributo. Grazie Fabio e grazie a tutti.